della capacità di premonizione dei film, hai citato l'esempio di Sacco e Vanzetti e di Pinelli. E in questo film noi vediamo che Dostoevskij, intellettuale rivoluzionario, poi di fatto per farsi capire, essere compreso, ottenere la fiducia che serve da Gleba, deve farsi 10 anni in Siberia e prendersi 200 nerbate. È una proposta per alcuni dirigenti del centro-sinistra che non hanno raccolto le istanze popolari. Io spero che si guardino le chiappe che vedo che sono segnate. La signora ti dice. Signora, si può avere o no? Sulla scuola? Sì, ci avevo pensato. Una domanda più tecnica. La scuola. No, è una domanda serissima che ti ributterà nella noia, perché voi il tema del film, il tema, quello che corre lungo il film è la responsabilità di uno scrittore. Allora, ciascuno di voi si sarà fatto dopo questi 50 giorni e 51 ambienti una risposta, se la sarà data. Quando uno scrive deve pensare che poi quello che scrive può provocare delle cose, o deve scrivere liberamente e fregarsene delle conseguenze? Uno dei problemi di quelli che vengono chiamati cattivi maestri se lo sono nel senso che nelle loro scritture hanno istigato alla rivolta e poi si tirano indietro, fanno finta di non aver conosciuto, disconoscono quello che hanno scritto. Cioè, voglio dire, Dostoevskij è stato condannato a morte per aver espresso le sue opinioni con la rivista del fratello, no? Si chiama Il Tempo, vero Serbandini, la rivista Il Tempo, insieme al fratello stava questa rivista del quale esprimevano queste loro idee. Non le ha rinegate di fronte al tribunale. Ha detto sì, se libero pensiero, come la battuta Giordano, se libero pensiero vuol dire desiderare il meglio del proprio popolo. Desiderare il meglio del proprio popolo, ebbene sì, allora io sono un libero pensatore. Questo l'ha detto Fiodor di Canto, Dostoevskij di fronte alla commissione, severissima commissione. Se poi nel suo tragitto ha incontrato, ha visto in Siberia la disperazione di assassini, ha incontrato quel delinquente che vive in Germania, eccolo qua, che si dice, è scritto, che dovevano tenerlo in otto quando si arrabbiava, perché uccideva. Allora se l'ha visto la violenza, l'ignoranza, la disperazione, eccetera, e quindi ha cambiato, ha pensato che forse l'itinerario da fare, un itinerario diverso di quello di conoscere meglio l'uomo per cambiarlo, si è fatto questo, è un grande scrittore, si è fatto questo, è un grande uomo, si è fatto questo e l'ha fatto, lo amo ancora di più, ed è forse la ragione perché tutti insieme abbiamo fatto questo sforzo, tutti insieme, Regina 01, signora Ferri, cari amici, e una volta si diceva compagni, sa come cacchio si dice adesso. Saluto a tutti.